il tema della giornata è la musicazione dei dati. Il suono può essere utilizzato per esplorare l'ambiente che ci circonda. L'auditory display praticamente è la materia che racchiude al suo interno la sonificazione, la traduzione in suono di qualsiasi informazione. Come tutte le nuove materie, i primi studi sono stati degli studi dall'approccio molto scientifico. Come per le biotecnologie, le materie di ricerca contaminano poi l'ambito artistico. Attualmente questa contaminazione è ambivalente. Uno degli approcci nella sonificazione è quello di prendere un parametro di un dato che sta variando, mapparlo, quindi assegnargli una qualità del suono. Per esempio, i dati raccolti nel tempo hanno questa variabile che è il tempo, che è la stessa variabile che si ha nella musica. E questo tipo di approccio di parametrizzazione può rivelare dei pattern nelle serie di dati, nei set di dati, che per gli occhi alla fine sono solo rumore. Invece, sentendoli, possono rivelarci dei pattern che si ripetono. Man mano che si procede nell'approfondire la sonificazione, si comincia a comprendere quello che viene definito la dicotomia tra sentire e ascoltare. Cercando di concentrarsi un po' sulla parte dell'ascoltare, che è poi tutta la parte che fa intervenire l'estetica e il disegno artistico nel processo della sonificazione, quello che viene definito un esercizio di sonificazione perfetto dovrebbe saper rappresentare in modo inequivocabile i dati, quindi raccontare la storia così com'è. D'altro canto, oltre a essere musicalmente piacevole, questa espressione dei dati dovrebbe essere neutrale da un punto di vista emotivo, perché chiaramente nel momento in cui c'è un'emotività nella rappresentazione dei dati, c'è implicitamente un'interpretazione dei dati stessi.